passato gli ultimi 3 mesi circa alla ricerca di un profumo perfetto per l'estate. Non uno specifico per una determinata occasione, una cerimonia oppure un'uscita serale, eccetera. No, cercavo la fragranza IT, quella che ti piace indossare da mattina a sera, che ti fa sentire fresca e pulita, elegante e signorile, senza però eccedere, soprattutto che fosse adatta anche a quei giorni in cui le temperature ci mettono a dura prova, come in questo periodo. E se mi seguite, avrete sicuramente visto dalle varie recensioni che ho comprato alcuni profumi di brand diversi, da Solaris di Penaligons a Ingenious Ginger di Golf & Banks, a Siesta di Ramon Monegal, ai tre nuovi di Laurent Mazzone, ovvero i più immortali, la Nuit de Flair e la Lavande Noir, che tra l'altro ho usato tantissimo ai DB del mese scorso. Ebbene, tutti questi profumi sono splendidi, veramente, io li adoro. Eppure nessuno di loro incarnava al 100% il mio desiderio. Poi qualche giorno fa stavo cercando, non ricordo esattamente cosa, nella scatola che contiene i miei formati viaggio di varie creme, cremine, eccetera, eccetera, e mi esce fuori lui, il sample di Ambre Blanc di Maison Rebachy. Io onestamente non avevo mai sentito questo brand e non ricordo nemmeno come sono entrata in possesso di questo campioncino. E evidentemente al momento lo avevo snobbato. Comunque, già che c'ero, l'ho spruzzato qui sul polso e dopo circa forse 3-4 minuti, non lo so, ero già online per saperne di più. Prima di andare avanti però voglio dirti che se ancora non fai parte di questa piccola community che sta crescendo piano piano, è un peccato, anche perché se ti iscrivi subito un giorno potrai dire nella notte dei tempi io c'ero già. Quindi dai, iscriviti al profumo del giorno ed attiva le notifiche, mi raccomando, così saprai subito quando un nuovo video sarà online. Oh, ma sempre solo se ti sono simpatica e se ti piace il mio lavoro, altrimenti grazie lo stesso. Torniamo a questo brand a me sconosciuto fino a pochissimi giorni fa. La sua storia avrebbe potuto iniziare come tante altre con c'era una volta un profumiere oppure il figlio di un profumiere, no? E così via. Ma non è stato così. Maison Rebachy è il frutto del sogno di una vita, quella di Mohamed Rebachy, un giovane franco-algerino cresciuto in un sobborgo operaio a nord di Parigi. Mohamed Rebachy non era predestinato a lavorare in profumeria, figlio di immigrati algerini con il padre negoziante e la madre assistente personale. Mohamed Rebachy ha imparato fin da piccolo l'importanza del lavoro, ma anche della generosità e della gentilezza. E grazie ad un'educazione ricca di tradizioni, ha acquisito un senso di raffinatezza e un notevole gusto per la semplicità e l'eccellenza. All'età di 12 anni iniziò a visitare segretamente le profumerie locali dopo la scuola, e perché era così affascinato dal mondo della profumeria che addirittura già da allora iniziò proprio a sognare di poter creare una sua personale casa di profumi un giorno. Dopo aver svolto diversi lavori saltuari, finalmente si presentò l'occasione giusta per lui. Imparò a creare profumi da profumieri in piccole aziende di formulazioni di fragranze, dove diede vita ai suoi proprio primissimi accordi. E questi furono apprezzati da coloro che lo circondavano, il che incoraggiò Mohamed a continuare lungo questo cammino. L'avventura ebbe una svolta il giorno in cui decise di contattare il naso Karine Chevalier. A questo incontro poi ne seguirono altri due. Prima Randa Hamami, che gli consigliò di incontrare Maurice Rossel e poi Bertrand Duchaufour, tutti nasi importanti nel mondo della profumeria contemporanea. Nascono così numerose collaborazioni che danno vita ai profumi di Maison Rebachy e tutti sono stati unanimi nel dire che Mohamed Rebachy fa costantemente un passo avanti nelle sue creazioni grazie alle sue idee e all'infinita ricerca di materie prime e di ingredienti. Attratti dall'uomo quanto dal progetto stesso, questi grandi nomi della profumeria hanno aiutato proprio Mohamed a realizzare il suo sogno. Ed è così che è nata la Maison Rebachy. Per la composizione e la produzione dei suoi profumi, la Maison Rebachy collabora con Accord & Parfum, l'azienda che fornisce le materie prime alla maggior parte dei profumieri d'autore. Situata sulle colline della città di Grasse, il laboratorio di profumeria coltiva e raccoglie anche la propria autentica rosa di maggio. Era quindi naturale che la Maison Rebachy trovasse in Accord & Parfum un eco della sua infinita ricerca della perfezione e di
splendide materie prime. Diamo uno sguardo alle bottiglie. I profumi sono racchiusi in flaconi artistici disegnati da Pierre Dinon, disegnatore delle bottiglie di oltre 500 profumi di successo per brand più che blasonati, da Fendi a Valentino, da Armani a Moschino, da Tiffany a Yves Saint Laurent, a altri come Map of the Art o Villain Parfums. Una lista insomma lunghissima. Il flacone per Maison Rebachy viene decorato con un motivo mashrabiya per sottolineare le origini del creatore e il DNA della casa di profumi. La mashrabiya è un elemento architettonico tradizionale del mondo arabo usato sia negli edifici pubblici che nelle residenze private. Questo particolare elemento architettonico funge da finestra, si tratta più esattamente di una griglia inserita tra logge e balconi ed era adoperato con lo scopo di poter rivolgere la vista di fuori, al di fuori della propria abitazione, senza però che dalla strada si potesse vedere verso l'interno. Era un sistema pensato per proteggersi la sfera familiare, ma anche per schermarsi dal sole, mantenendo all'interno della casa una zona d'ombra. Allora, torniamo alla bottiglia. I petali in rilievo, delicati, simbolici e senza tempo, veramente, incisi sull'intero flacone, riflettono la luce ed aggiungono ritmo, e creano anche un'illusione, no? Quasi ottica, perché l'occhio non può seguire un movimento specifico. Poi anche qui abbiamo i tappi calamitati, che vedo con piacere essere diffusi in sempre più brand. Maison Rebachy produce anche candele profumate, i contenitori riportano lo stesso motivo ornamentale delle bottiglie di profumo e sono interamente realizzati a mano in porcellana di Limoges. La candela all'interno è realizzata con una sottile miscela di cere naturali al 100% di origine vegetale, totalmente atossiche. Ma andiamo adesso a vedere un po' in profondità questo profumo che mi ha veramente rapito la testa. Ambre Blanc, un bellissimo anche spray, una bella vaporizzazione. È un profumo decisamente moderno, etereo, però materico al tempo stesso, e affascina per la gioia luminosa che diffonde. E vi garantisco che gioia è la parola più azzeccata per descrivere la sensazione che si prova quando si annusa Ambre Blanc. Per la creazione di questa fragranza Mohamed ha lavorato insieme a Nathalie Festhauer, chiedo venia per la pronuncia del cognome se non è giusta, e entrambi volevano creare un profumo incentrato sulla bellezza e la semplicità dell'ambra, ma allo stesso tempo renderla nuova e moderna. E il profumo è un perfetto equilibrio di chiaroscuro tra le note ombrose di resine e legni e la luminosità di edione, carota e bergamotto. La fragranza apre infatti proprio con la nota agrumata, solare e succosissima del bergamotto, ma non è per niente aspra, anzi molto piacevolmente smussata, veramente molto piacevolmente, dal muschio, ed è seguita poi dalla nota di edione che gli conferisce una sorta di sfumatura floreale. Nel cuore si fanno strada diverse note dall'aspetto vellutato, soffice, come iris, ambra, benzoino, fava tonka e vaniglia, che insieme a muschio e cashmere ci iniziano ad avvolgere, ad avviluppare proprio come un velo di cashmere tutto intorno a noi, un velo che fluttua nell'aria e ci avviluppa delicatamente. Sul fondo si trovano note di oud e legni con un tocco di zafferano che donano corpo all'intera composizione e la rendono ancora più accogliente. Questa base resinosa e legnosa si sposa alla perfezione con la miscela dolce di vaniglia e fava tonka e, pur presente, non toglie assolutamente nulla alla sua lucentezza iniziale. La fragranza è davvero bella e distintiva, dotata di una luminosità radiosa, di una purezza proprio impeccabile. È dotata di una giusta intensità e tutto sommato si comporta dignitosamente in quanto a durata, che si aggira intorno alle 5-6 ore, ma non arriva mai ad essere uno skin scent, semplicemente si spegne. Ora, quello che vi dico a tale riguardo è da prendere con le pinze, perché con queste temperature tutte le fragranze sono veramente messe a dura prova, ma è talmente bella che sinceramente tornare a vaporizzarla non è altro che un mero piacere.
e io l'ho definita come proprio un profumo perfetto per l'estate, ma credo che sia un tipo di fragranza che tutto sommato possa andare bene un po' lungo tutto l'anno, perché secondo me è un passepartout. È veramente una di quelle fragranze che magari è bello anche mettere prima di andare a letto, oppure appena usciti dalla doccia per sentirsi, continuare a sentirsi belli, freschi e puliti. Insomma, io sono molto felice di averla scoperta e ringrazio la persona che mi ha dato il sample, anche se non ho veramente la più pallida idea di chi sia. Questo profumo l'ho preso da Olfattorio, ma visto che era disponibile anche il loro Discovery Kit, perché lasciarlo lì, no? Quindi vi racconterò brevemente le altre fragranze presenti in questo kit. La prima, che mi piace tantissimo dopo Ambre Blanc, è Feu Patchouli, creato con Bertrand Dujafour, che è una potente miscela legnosa con sentori cipre e patchouli dominante. Una magnifica e vibrante sinfonia in cui le spezie, chiodo di garofano, cannella, pepe nero e pepe rosa risuonano come degli toni elettrizzati, dove apertura e cuore si confondono, rendendo da subito la fragranza ricca, densa, intensa, oscura e misteriosa, oltre che inebriante e piccante. La sua freschezza trasparente però si colora di oli e di agrumi dolci. Il profumo davvero è molto festoso, ma oltre agli agrumi, l'accordo dolce è sostenuto anche dalle note fruttate verdi del ribes nero e dal balsamo d'abete. Infine, sul fondo, patchouli e mirra, avvolti in una pellicola di caramello dolce, spiccano proprio tra le materie prime di base. Raffinato e profondo, Feu Patchouli è un profumo complesso e multistratificato. Nel corso del suo sviluppo la fragranza rimane dolce ma speziata, resinosa ma bianca, verde e ambrata, densa eppure trasparente. È come se i componenti si passassero proprio il testimone a vicenda, no? È davvero una fragranza molto molto piacevole e anche di facile utilizzo. Molto molto bella, anche questa molto fresca, molto adatta anche all'estate, molto anche unisex secondo me, bellissima. L'altro profumo che mi piace, sempre di questa collezione, è Mousse Panache. Speriamo bene con la pronuncia. Creazione per la quale Mohamed Ribachi ha collaborato con Maurice Rossel. Sotto i contorni di un'acqua di colonia, no? Con in mente note agrumate e aromatiche, il profumiere qui ha cesellato una creazione ovattata e strutturata, condita con le spezie. In apertura ritroviamo perfettamente la sensazione di freschezza di acqua di colonia, con un bel mix di agrumi, ma l'alta dose di muschi presente gli conferisce già una dimensione rotonda e morbida, ancora più sottolineata poi dall'iris che spunta nel cuore. Poi una cornice legnosa e speziata sfuma la rotondità dell'insieme con una punta di delicata sensualità, bilanciando perfettamente la composizione, fondendola con la nota ambrata di vaniglia e fava tocca. Mousse Panache poggia letteralmente su un letto di muschi bianchi e carezzevoli che danno molto volume al profumo. Il muschio però è proprio l'attore principale della fragranza. Infatti inizia sì in modo fresco, però è dotato di questa scrittura sensuale di cui appunto Maurice Rossel conosce il segreto, riuscendo a tirare fuori la parte più seducente da una nota, il muschio, che all'inizio può sembrare anche a volte poco gradevole, soprattutto a nasi meno abituati ai sentori più animalici. In poche parole è un'ottima colonia agrumata condita con la sensualità del muschio. Veramente anche questo profumo merita molto di essere conosciuto. Il quarto profumo che ho apprezzato molto è qui Tassili, una creazione di Eleanor Massenet, la quale dichiara che per rendere omaggio alle origini di Mohamed Ribachi si è ispirata al suo viaggio nel deserto del Tassili nel sud-est dell'Algeria, la regione tradizionale del popolo Tuareg dell'Ovest, e alle sensazioni olfattive che ha provato svegliandosi al mattino dopo una notte passata in tenda. Dice che poteva sentire l'odore del tè in infusione e della limonata algerina, così come il cuoio delle selle dei cammelli. Il profumo, infatti,
Apre con le freschissime note agrumate del limone, ma da subito si possono anche avvertire le note cuoiate, che sono proprio una memoria di quella sella che si usa per montare i dromedari, insieme fortissimo alle foglie di tè che i Tuareg usano bere quando fa molto caldo. In testa sono presenti anche note di elemi e pepe nero, delle spezie anch'esse fresche che supportano molto bene l'essenza del limone. Nel cuore le foglie di tè continuano a donare questa freschezza, ma si sposano anche all'essenza di salvia e alla concreta di iris scelta da Alienor, in quanto le richiama alla mente il calore della sabbia. La fragranza termina con l'essenza di patchouli indonesiano ed una assoluta di mirra. Comunque l'apertura di questo profumo è davvero verde e tagliente, freschissima, ed il tè l'accompagna veramente dall'inizio fino alla fine. Il cuoio è aspro e secco e a momenti ricorda l'odore quasi di vecchi libri impolverati. Per me veramente è molto affascinante. Si sente il verde, si sente il tè, si sente il cuoio e si sente ad un certo punto anche il patchouli. Eppure questo è un profumo leggero, sottile, fresco. Non diventa mai opprimente né troppo denso. Ecco, io lo trovo un ottimo profumo unisex anche lui. Anche se, secondo me, indossato da un uomo sarebbe il top proprio. Molto bello e quindi approvato. Mentre i prossimi 4 profumi non sono male, ma non incontrano i miei gusti personali in modo così soddisfacente come invece i precedenti. Segue nel Discovery Bois d'Enfant. Bois d'Enfant è ispirato alle passeggiate nel bosco dove Mohamed Rebaci trascorreva le sue estati da bambino. L'apertura è bella, fruttata, aromatica e poi affiancata da alcune note verdi e da una leggerissima sensazione affumicata che probabilmente è l'incenso. Però poi andando avanti a me mi diventa un profumo strano, non lo so. Non è in alcun modo aspro o tagliente, ma il cuore ha una nota strana, appunto, che sembra quasi fuori posto. Non so, sulla pelle poi fa un effetto diverso che sulla mouillette, ma mi ha dato della sensazione come di odore di canforato. Forse sono le note floreali del cuore mescolate al pino e all'incenso che formano così una composizione un po' strana, vabbè, chiamiamola strana. E poi quello che non mi piace di questo profumo è che c'è una sensazione di appiccicoso, mi dà la sensazione di appiccicoso, come tipo, sapete quando le caramelle gommose si appiccicano proprio ai denti, si attaccano ai denti e ti dà quella nota, così, non lo so, mi dà questa sensazione questo profumo. E è anche leggermente legnoso, però per me è più una fragranza fruttata, floreale, con vagamente alcuni accordi legnosi. Insomma, nel complesso secondo me non è nulla di così speciale e sinceramente è quella che mi piace di meno fra tutte quante. Però questo è la mia opinione, sono i miei gusti, quindi vabbè, andiamo avanti. Abbiamo ancora 3 profumi da sentire. Il numero 336 nel Discovery è Joyeux Osmante. Io, perdonatevi, non lo rivaporizzo perché per appunto provarlo l'ho fatto e a momenti mi sento male perché c'è un elemento purtroppo che io proprio in alcuni profumi viene portato talmente fuori che a me proprio dà fastidio, ossia la tuberosa. Tra l'altro questo profumo è proprio un concentrato di tuberosa, pesca ed albicocca e quindi per me proprio è off limits. Ripeto, l'ho provato per amore di conoscenza e quindi ve lo racconto lo stesso, però per me è proprio neanche morta. Allora, la tuberosa qui è resa estremamente succosa da questa apertura fruttatissima, per cui è logico che è un profumo che a me non piace. L'inizio della fragranza è costituito da due facce che combinano note fruttate succose, dolci, trasparenti, con il giglio d'oriente che è fresco, è pulito, con il talco e con una piccola sfumatura di cocco. Queste sfumature sono presenti per manifestare proprio lei, la tuberosa, appunto, che è la tonica in questo profumo, verde e polverosa, e si sente veramente tantissimo. In un duetto di osmanto e tuberosa, questi superano a turno la loro controparte e poi note fresche di caprifoglio e note verdi si svelano su una base ambrata, muschiata e legnosa, che dà una consistenza al dry down, il quale si alleggerisce un po' dalla dolcezza stucchevole del principio,
assestando poi la fragranza su un fruttato floreale bianco. Troppo bianco, troppo fruttato per me, veramente troppo. Però sono tante le persone che invece amano questo profumo, per cui non fatevi influenzare dalle mie parole. Io vi racconto anche i miei gusti, no, ovviamente. È quello che, non solo quello che mi piace tanto, ma anche quello che proprio non mi piace. Però ripeto, sicuramente è un profumo ben realizzato. Il penultimo è Jasmine Satin. Su Jasmine Satin, Muammer Gaddafi ama raccontare una storia, ovvero che lui in gioventù amava molto andare in moto ed una volta guidò di notte tra i campi di gelsomino in fiore e racconta di aver portato con sé per tutta la vita il ricordo di questo vento profumato di gelsomino. Nell'interpretazione di Karine Dubril, la fragranza non sembra essere un profumo soliflore. Infatti non è uno solo di gelsomino, ma un bouquet floreale di fiori bianchi con una predominanza di gelsomino, ma dove ci sono anche fiori d'arancio e mughetto. E si sente molto anche il fiore d'arancio. Jasmine Satin si rivela una creazione trasparente ma dolcemente fruttata, con un contrasto tra un accordo di gardenia primordiale, la freschezza bianca e frizzante del giglio e l'odore fruttato dolce e anche vellutato del gelsomino Samba. Jasmine Satin è quasi un esercizio di stile, veramente, che mette insieme due varietà di gelsomino provenienti dall'India e dall'Egitto. I due gelsomini hanno una freschezza notturna molto delicata che prende vita con il tocco della gardenia voluttuosa e del legno, quasi a voler evocare quel momento magico in cui il blu del mare scintilla e risplende penetrando nell'ombra dei grandi cedri in un'esplosione di profumi. Però anche qui il lato fruttato, a mio gusto, è un pochino esagerato, quasi un po' ridondante, il che sposa questo profumo fuori dalla lista dei miei desideri. Però non è male, è un bel profumo comunque, segnatevelo. Per ultimo mi sono lasciata Rose Ribachy, che si trova appunto all'ultimo posto, non perché non sia un buon profumo, assolutamente, però semplicemente perché, siccome è un qualcosa di già sentito innumerevoli volte, anche qui, diciamo, non è che mi abbia particolarmente colpito, però ve lo racconto lo stesso. L'apertura di Rose Ribachy è stata concepita in modo che il profumo sia allo stesso tempo una vera bellissima rosa, ma anche l'ologramma di una rosa. Rose Ribachy è una rosa fruttata e dolce, però ha anche un'atmosfera fresca, diciamo una rosa segreta, occidentalizzata però orientale, una fragranza in cui sbocciano tenerezza e raffinatezza. L'essenza di rosa damascena e l'assoluta di rosa turca sono avvolte da iris cipriato e muschi bianchi e delicatamente intrecciate con note vellutate di pesca, mela croccante, pepe rosa speziato e zafferano. I muschi bianchi si mescolano poi alle note calde e legnose del fondo sandalo ambra grigia e al vibrante legno di cedro. Quindi nel complesso questo è un profumo dolce e fruttato, fresco, un po' acquatico, piacevole, sì, però secondo me in mezzo all'universo delle rose, sia di nicchia che designer che tutto quello che vogliamo, diciamo magari non si noterebbe molto. Ecco, questo è un po' il suo no. Però per amore di conoscenza è sempre bene sentire quanti più profumi possibili, no? Bene, con questo abbiamo terminato questo piccolo studio del Discovery Kit di Maison Ribachy. Ovviamente ci sono altre fragranze di cui non ho ancora i sample, sono diciamo quelle più recenti. Se ne varrà la pena, in futuro vi aggiornerò strada facendo, insomma. Come conclusione finale posso dirvi che questo brand non mi dispiace assolutamente, ma nemmeno mi ha esaltato a 360 gradi come mi è successo in passato per altri. Ombre Blanc è veramente un profumo splendido, una vera coccola, ma con 4 no su 8 profumi totali che ho sentito non posso affermare che sia uno dei big brand favoriti in assoluto, ombre. Però ribadisco che Ombre Blanc è in tutto per tutto veramente la mia fragranza hit per l'estate. Easy, fresca, piacevole ed elegante, e meno male che non costa una fortuna, almeno questa, così non mi prendo un colpo ogni volta che la
la vaporizzo perché mi ci faccio il bagno veramente con questo profumo. Vabbè ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate voi, se conoscete la Maison o se anche per voi è un nome nuovo. E io vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Vi lancio il mio bacio super profumato, freschissimo. E vi aspetto al prossimo video. Mi raccomando, non mancate. Ciao, a presto!